Ciao Dario, buongiorno a tutti. Buongiorno Pablito. Riccardo. Riccardo. Accanto a me, buon lunedì, buon inizio settimana. Questo weekend di un inviato speciale. Ah sì. Senza pallone, com'è Paolo? Te l'abbiamo chiesto già altre volte, non è la prima pausa che. Beh, diciamo però. Che quando arriva mi scoccia abbastanza, sta senza campionato a me. Io non sono appassionato di nazionali, Dario, come ben sai. Sì, sì. E quindi ogni tanto arriva la pausa, sì, sono contento, faccio il weekend libero, dopo un po' mi rompo però perché l'adrenalina del campo è comunque vitale per tutti noi, no? È vero, è vero. O la riempi quella domenica di tante e tante cose proprio che non ti fanno pensare a nient'altro, oppure è vero, è sempre. Sì, è no, sempre ma tante vero. Volte lo sai che c'è, Dario, non ci lamentiamo del nostro mondo, poi però non ne possiamo fare a meno, no? Tutto quello che c'è prima, durante e nel post partita comunque fa parte della nostra vita professionale, ci dà, ripeto, ci dà, è l'anima del nostro lavoro, ci dà adrenalina, quindi quando non c'è ci manca, dai. Soprattutto Paolo, chi, Riccardo, come Paolo, sta sul campo, proprio sul campo con i piedi piantati. La mia domanda era proprio questa. Paolo, il fatto di essere veramente quasi uno di loro in alcuni momenti, perché condividi tutto, voglio dire, t'avvicina, t'allontana, com'è la sensazione, senza entrare nel dettaglio chiaramente? Ma guarda, prima c'era meno tecnologia e spesso e volentieri c'era un rapporto con la panchina, ci chiedevano come erano le azioni, i fuorigioco, sì, i rigori. Adesso sono tutti abbastanza collegati, per cui questa cosa è un pochino meno. No, non c'è molto rapporto, Riccardo, perché poi comunque i calciatori, gli allenatori si isolano giustamente, completamente quando c'è un evento, perché la loro concentrazione è massimo, quindi insomma durante i 90 minuti proprio vedo tutto, vedo tante cose, alcune racconto, altre no, però certo. Non c'è proprio un rapporto. Una volta c'è stato un rapporto, abbiamo fatto una litigata tremenda io e Novellino prima di una partita con Bazzani che ci divideva un episodio straordinario, però poi siamo diventati amici io e Novellino. Però dopo quell'episodio insomma non ci sono stati altri contatti di nessun tipo. Con le curiosità, perché insomma un'altra ce l'avrei per Paolo, poi passiamo chiaramente ai temi nostri, ai temi che ci accompagneranno nei prossimi giorni. C'è qualcuno che ha imparato a fidarsi, Paolo, nel senso sanno quando possono allargarsi, come si dice, da queste parti o meno, no? Anche quando si comunica tra panchina e campo, qualcuno che sa, anche magari se esagera, non viene riportato tutto proprio il 101%, cioè questa complicità, è sbagliato, non mi piace definirla complicità perché ciascuno fa il proprio lavoro, però questa fiducia, perché anche una fiducia, comunque le cose di campo dovrebbero rimanere lì, cioè questo è il codice non scritto, la norma non scritta del pallone, da quando esiste però chi segue il bordo campo e dà indicazioni anche dal punto di vista tecnico tattico per quelli che sono i dettami dell'allenatore, può ingenerarsi magari anche qualche, te dico, scambio di ruolo, perché non è così, però qualche dinamica differente, Paolo, c'è qualcuno che invece sa. Guarda, noi contribuiamo, Dario, al racconto televisivo, quindi nessun ruolo è indispensabile, tantomeno il no, però insomma tu nell'elemento del racconto televisivo dai qualcosa in più, perché dai un punto di vista che non c'ha nessuno, capisci che devi distinguere le cose, quello che contribuisce ad arricchire il racconto televisivo è quello che non serve a nulla, quindi se c'è una parolaccia fine a se stessa, certo. O se c'è un episodio che non contribuisce al racconto della partita, non lo arricchisce, la lasci perdere. Con qualche allenatore dopo qualche anno dici bene tu, complicità non è la parola nel nostro lavoro, però un minimo di condivisione ci può stare. Io l'ho sempre evitata questa cosa e credo di essere abbastanza bravo a evitare questa cosa. Non mi si può dire né che sono un amico degli allenatori che ho intervistato né un amico, perché credo che significherebbe non svolgere bene questa professione, però diciamo in taluni sporti l'ho captato questo rapporto troppo stretto. Qualcuno magari all'inizio era più frenato, qualcuno era più frenato e poi magari insomma ha imparato. Però non è giusto, dici bene tu, Dario, non bisogna essere amico di nessuno quando fai questo mestiere. Se può continuare, io proprio io di Paolo Assogna. Paolo, ci hai mai avuto la percezione
che qualcuno dice questo ma sta a dire sta cosa perché ci torna conto o perché vuole magari che si sappia. Oh, non era preparata questa, sembra al terzo grado. No, veramente non era preparato niente. Ma io per esempio ho avuto la percezione che Zeman qualcuno gli avesse raccontato che, diciamo, io non ero proprio un suo estimatore, però io l'ho sempre rispettato e ho sempre, come dire, fatto delle analisi tecniche, non ce l'ho con la persona, anzi le battaglie di Zeman credo che siano un caposaldo proprio della etica sportiva e quindi massima stima. L'abbiamo parlato tante volte, Dario, che era un calcio un po' invecchiato, e io però facevo delle analisi tecniche e credo che in qualche modo a lui gli venissero riportate non bene le cose che io dicevo di lui, perché ripeto, come tutti quanti noi, poi qui ci sono anche tra virgolette due fazioni, e Dario la pensava in un modo, Riccardo in un'altra, però qui si parla solo di calcio giocato, ragazzi. Io nessun pregiudizio, nessun tipo di astio verso Zeman, assolutamente. Però se vedo Pirlo che c'ha 30 metri di campo e al 14esimo stai 3-0, è chiaro che devo farti un certo tipo di domanda. Io penso che a lui qualcuno avesse detto che io ce l'avevo con lui, ma non era così assolutamente. Che avesse riportato una posizione preconcetta nei suoi riguardi. Comunque, tornando invece a noi, Paolo, si apre una settimana ovviamente importante perché sebbene sia compressa, insomma, giocheranno tutte sabato le squadre prima di Pasqua, porrà la Roma di fronte a un impegno che solo apparentemente può essere definito agevole, perché l'avversario ha 21 punti in classifica, vince da 4-5 mesi, dicevamo da fine novembre, perché il Palermo è più di là che di qua, a detta stessa dei suoi dirigenti, dei suoi protagonisti. Però insomma noi contiamo di ritrovare una squadra presente a se stessa, ordinata, che rischia poco, una squadra che riesce anche a produrre qualcosa di importante. Mi riferisco alla prima mezz'ora larga, abbondante, di quello che abbiamo visto proprio col Parma nell'ultima apparizione. Una squadra che, se possibile, riesce a mettere le corde all'avversario anche basandosi su quella che è una fase offensiva discreta, buona, quella che abbiamo visto proprio nell'ultima di campionato prima di fermarci, no? Cioè, Dario, diamo un nome alle cose: il Palermo è la peggiore squadra della Serie A, cioè diamo un nome alle cose. Il Siena è meglio, Pescara e Palermo, dai, Pescara e Palermo sono le squadre, diciamo, meno dotate della Serie A. Il Palermo era, in questi anni è stata Miccoli, diciamo un po' la fase discendente della carriera di Miccoli ha messo in condizione fortemente come dire, i valori tecnici di questo gruppo. Tra l'altro Pietro Lomonaco ha fatto benissimo da altre parti, mi dicono che a Palermo non ha fatto altrettanto. Sono arrivati molti giocatori stranieri nel mercato invernale che non erano titolari nemmeno in Argentina, e non è riuscito a ripetere quello che ha fatto a Catania. Adesso c'ha questa strana squadra il Palermo con ex presunte stelle, vedi Ilicic e altri giocatori che non si sono mai ambientati. È una squadra veramente molto poco dotata tecnicamente, quindi soltanto una proprio prestazione sbagliatissima, cosa che la Roma di Andrazzoli non ha mai fatto fino a questo momento, potrebbe mettere in discussione il risultato. Io dico una cosa invece, vedendo anche gli effetti dell'Europa League, bisogna augurarsela o no questa manifestazione? Io dico che, a parte il Milan, che c'ha la carriera europea che c'ha, tutte le altre squadre italiane non si possono permettere di snobbare nulla. Però è chiaro, per come è strutturata, sto vedendo che dà parecchio fastidio durante l'anno, Le trasferte del giovedì le vedo che lasciano parecchie scorie. Ma questo guardate, sicuramente, pure all'estero, guardate i risultati delle squadre che giocano il giovedì Champions e guarda poi che combinano nel fine settimana successivo. No, ma è un'osservazione pertinente, sacrosanta. Però Paolo, io credo che nelle condizioni in cui si trova la Roma, assente peraltro dall'Europa, perché pure l'anno scorso tu hai giocato il preliminare ma non hai trovato neanche l'accesso. Ma anche per la maturazione di alcuni giocatori comincia a confrontarsi. Assolutamente. Questo credo. Però c'hai d'altra parte giustamente la valorizzazione del marchio, però, che deve andare in giro, dall'altra però gli effetti di una manifestazione che comunque, ripeto, per come è strutturata ti fa parecchio danno. Io la penso come te, però non penso che una squadra come una squadra che non sia il Milan in Italia possa permettersi di non
di snobbare una Coppa Europea, però gli effetti ci sono. Arrivare fino in fondo peraltro sarebbe un traguardo che ti porta anche a una maturazione importante. Io penso a quelle che l'hanno vinta proprio questa Europa League negli anni, quindi Shakhtar Donetsk, al Porto, De Villas-Boas, l'Atletico Madrid, insomma. Sono squadre dalle quali comunque qualcosa da imparare credo ci sia, no? Non si può permettere nessuno a queste latitudini di fare lo snob o comunque o schizzinoso, no? Proprio perché anche certe atmosfere, certe attese, magari non all'inizio, non nei primi turni, però dai quarti in poi subentrano, Paolo. Noi abbiamo bisogno anche di questo. Sono d'accordo, Ci rivediamo al nostro campionato, è una tristezza tra le più cupe in assoluto, soprattutto se fai l'altro anno così a metà classifica. Se tu levi il Milan, ha un retroterra europeo che può dire la Europa League, la guardo all'alto in basso, soltanto il Milan, perché l'Inter ha vinto la Champions dopo 50 anni, la stessa Juventus in Champions League non ha fatto tantissimo, io credo soltanto il Milan veramente, poi il resto nessuno può stoppare l'Europa League delle squadre italiane. Siamo d'accordo assolutamente. 11:22, Paolo, ci aspetti un paio di minuti, poi torniamo, volentieri. Parliamo di rientri, parliamo volentieri, di uomini importanti. Volentieri. Della serata, lo si vede dall'entrata, si buttano ai miei piedi tutte in tegra e scivolata. Rieccoci in diretta, Paolo. Eccolo. Insomma, con Riccardo parlavamo prima di, cioè, cercavamo, non ti dico un protagonista, però un nome su cui puntare, non solo uno, ovviamente l'uomo che te fa la squadra ce l'abbiamo per fortuna nostra, ecco, è sempre Francesco Totti, però fra i rientranti, insomma, qui ci sono ragazzi del calibro giovani, perché parliamo di 22 anni, del calibro però di Miralem Pjanic, di Mattia Destro. La Roma ha bisogno in questo finale, questo segmento finale di stagione, che speriamo possa durare due mesi, perché 25 marzo che è l'eventuale finale Coppa Italia, che è il 26 di maggio, comunque insomma sono due mesi, perché anche se si dovesse chiudere prima la stagione sarebbe il 19 di maggio con Roma-Napoli. Cerchiamo di ritrovare degli uomini che possano diventare dei fattori importanti in questo finale di stagione tribolatissima, però potrebbe ancora riservare delle sorprese, no? delle situazioni positive. C'è una squadra in salute, in rimonta, adesso recuperare uomini così fondamentali, mi riferisco più a Pjanic che a Destro, perché lo abbiamo visto di più, non fosse altro per quello, è comunque una garanzia, speriamo, meno quello. Io dico Pjanic, Dario, perché il centravanti in questo momento è un fatto addirittura forzo il concetto, quindi mi raccomando, forzo il concetto superfluo, nel senso che con il modulo Totti regista offensivo e i trequartisti che gli girano intorno credo che sia eccellente come soluzione per la Roma, proprio perché ce l'ha nel suo DNA, insomma, perché è così e perché esclusivamente con Totti si può fare questo gioco. Però abbiamo visto Udine senza un regista, con Perrotta, De Rossi, quanto abbia faticato a partire la manovra, e abbiamo visto nella partita successiva con Taxidis che ha fatto delle discrete cose ma non c'ha la continuità per prendere in mano la squadra per 90 minuti. Allora la qualità in mezzo al campo è rappresentata da Pjanic, che stava tra l'altro sposandosi benissimo con le caratteristiche tecniche di De Rossi prima dell'infortunio. Quindi io credo che ritornando Pjanic al centro della manovra, al centro dell'impostazione, la Roma potrà ritrovare quell'aggiunta di qualità determinante in questo finale di stagione. Non che il recupero di Destro non sia importante, il recupero di Marquinhos non sia importante, però io la mancanza di Pjanic l'ho avvertita tantissimo, perché stava crescendo tantissimo in questo ruolo da regista che nella Roma praticamente non ha mai fatto, e quando non c'è stato lui si è sentita pesantemente la mancanza di qualità in mezzo al campo. Paolo, se ce la facesse addirittura Marquinhos, sabato avrebbe tutti gli effettivi a disposizione Andrea Azzoli. Pensi che con le sue capacità, con il suo modo di fare, sa gestire anche questo tipo di situazione? Cioè, perché dicevamo con Dario stamattina, magari non è stato difficilissimo, perché a volte la formazione è stata scontata. Avendo, per fortuna, la possibilità di scegliere, per lui cambia poco nel suo modo di gestire?
quando c'è risultati non ti rompe le scatole a nessuno. È vero, Riccardo. Quando sbagli le partite, c'è il procuratore che comincia a chiamare, è il gioco delle parti. Mi sembra che Andrea Zoli abbia una serenità d'animo e una capacità di parlare con tutti che sta coinvolgendo tutto il gruppo, e non mi aspetto uscite isteriche, polemiche in questa fase, anche perché, ragazzi, questi sono stati due anni non positivi, no? Diciamo così. Sì. E noi abbiamo distribuito le responsabilità, quando dovevamo sottolineare gli errori della dirigenza l'abbiamo fatto, quando abbiamo detto che questi allenatori che erano stati scelti non ci sembravano giusti, però poi io credo che anche i calciatori abbiano un bel po' da farsi perdonare, perché tra stagioni sbagliate, tra approcci non positivi, tra dialogo non riuscito con gli allenatori che si sono alternati, credo che tra prestazioni non di altissimo profilo tecnico, credo che anche loro debbano farsi perdonare parecchio, e quindi tutto mi sembra tranne che si possano permettere di mettersi a fare polemiche per mettere in discussione questo finale di stagione della Roma. Sarebbe gravissimo se adesso qualcuno si mettesse a pensare al proprio particolare, non scherziamo, ragazzi. Completamente d'accordo. Questo anni da ottavo e settimo posto, non ce lo sappiamo mai, ragazzi. No, ma infatti, invece, Paolo, per quello che riguarda sulla scelta, sulla gestione, infatti parlavamo pure prima, come diceva Riccardo, siamo curiosi anche di soppesare, ecco, la qualità del lavoro di Andrea Zoli, che comunque è partito benissimo. Dal punto di vista tattico, invece, si procederà con questo 3-4-2-1, perché insomma probabilmente rientrerà Torosidis in pianta stabile. Di Pjanic hai detto correttamente tu, si formerà la coppia con De Rossi lì in mezzo, che abbiamo visto poche volte in quell'assetto lì, proprio perché a Bergamo mancava De Rossi, il regista ha fatto Pjanic, col Genoa è uscito con grande anticipo rispetto alla fine della partita proprio il bosniaco, quindi debbono trovare ancora ovviamente gli automatismi. Poi con Torosidis vediamo se uscire sarà Marchigno, e poi balla uno fra Florenzi e Perrotta se cambierà qualcosa Andrea Zoli, altrimenti Totti farà il finto centravanti e si proseguirà con quella falsa riga che abbiamo visto, no? Di squadra nel match col Parma. Io penso proprio di sì. Credo che non sia andato bene, seppur coraggioso, l'esperimento La Mela esterno puro, perché è vero che fa gol sempre, pure dovunque lo metti, anche quando ha fatto l'esterno puro ha sempre fatto gol, però credo che gli si tolga qualcosa, e non è giusto, secondo me, togliere tanta energia a uno così determinante sotto porta. Per il resto, vista la non brillante condizione per motivi diversi di Osvaldo e Destro, credo, Dario, che da qui a fine stagione difficilmente Andrea Zoli metterà in discussione questa formula di Totti regista avanzato con i quartisti, che poi possono essere diversi, no? C'è Perrotta che sta divinamente, c'è Florenzi, c'è La Mela che può essere riportato in quel ruolo, quindi credo che in questo momento, ripeto, viste le condizioni di Destro e Osvaldo, sarebbe profondamente sbagliato mettere in discussione questo modulo qua. Anche perché sembra quello che più di tutti riesca a dare anche un po' di equilibrio, di stabilità alla squadra, perché comunque quando hai dentro due come Perrotta e Florenzi, cioè, gente che sanno andare, sì, che sa pressare, che si dà da fare in contenimento. Dimentichiamo Marchigno pure in quel ruolo, no? Pure Marchigno in quel ruolo, no? Che non sta andando malissimo d'esterno, però dai tempi della Fluminense il meglio di sé lo dà negli ultimi 30 metri, quindi mi sembra, per una serie di cose, vedendo i giocatori che stanno più in forma in questo momento, credo che sia l'assetto migliore. Sì, credo anch'io, sperando poi che chiaramente già da Palermo non ci siano troppi problemi in difesa, perché insomma ne parlavamo, Romagnoli è stato non benissimo nell'ultimo periodo, c'è Marquinhos, più no che sì, poi vediamo da oggi pomeriggio che succede. Piris tornerà da nazionale giovedì, soltanto giovedì, quindi Burdisso, Castan, peraltro rientrante, Castan, quindi sì. Paolo, ecco, lì dietro bisognerà mettere subito le cose a posto, perché giocando a tre
è chiaro che ne devi avere, ti dico, tre sicuri di ruolo, perché pure Piris è adattato, non è che abbiamo giocato la difesa a tre lui, però insomma, ecco, sarebbe bene che anche lì dietro, dopo non aver preso gol col Parma e un'altra partita proprio con la Juve, la Roma si assestasse. Ti dico, non deve concedere niente all'avversario, perché è impossibile, però in condizioni di normalità speriamo che giochino i migliori pure lì. Ma io credo, questo devono tirarlo fuori, è vero, dici bene tu, Piris torna giovedì, però insomma è giovane, se deve giocare gioca, meglio lui che rischiare Marquinhos, secondo me, a questo punto, visto che virtualmente sulla carta, per carità, non sembra resistibile l'avversario. Però noi con Andrea Soli ci abbiamo parlato delle volte, anche contro una punta sola ha mantenuto questo assetto a tre, perché dice che vuole dare un'identità alla squadra e vuole dare delle certezze, quindi non credo che sarà messo in discussione questo sistema di gioco con la difesa a tre, e ripeto, credo che comunque Piris sarà a disposizione. Poi Marquinhos, siamo, come dire, leggermente pessimisti su un suo possibile recupero, attenzione però che c'ha 18 anni, quindi aspettiamoci di tutto, non credo che ci saranno problemi gravi da questo punto di vista. Ragazzi, è il Palermo, Sì, ragazzi, no, ma infatti, no, parlavamo della prossima partita, ma senza ovviamente caricare di grandissimi significati o tensioni questo match qui che ci aspetta. Quello dopo già sarà diverso, no Paolo? Perché voglio dire, il derby dell'8 di aprile, il 17 va a Milano con l'Inter, quelle due partite lì probabilmente, molto probabilmente, ci diranno che finale di stagione sarà per la Roma. Sì, a conferma che è meglio non rischiare Marquinhos, nonostante, ripeto, all'età sua si possa immaginare anche un recupero molto molto rapido. Quindi io mi aspetto Piris, mi aspetto Burdisso e mi aspetto Castan come terzetto di centrale, mi sembrano più che sufficienti per fermare il Palermo. Sì, questo sì. Per quello che riguarda le altre, Paolo, poi ci salutiamo, una ripresa sarà importante pure per loro, perché il prossimo turno, vedevo, insomma, ci sono partite fondamentali, magari non per la Juventus che ha un margine più che cospicuo, ecco, per gestire magari il vantaggio, questo rush finale sul Napoli. Comunque giocherà con l'Inter, quindi quella è una partita da sempre importantissima. C'è il Catania che viene allo Stadio Olimpico, parliamo della squadra che precede, comunque che è appaiata alla Roma in classifica, quella che viene subito dopo, appunto il Catania. Insomma, pure per le altre c'è forse questa incognita legata alla ripresa dopo gli impegni dei nazionali, come al solito, non sai mai quello che trovi, no? Qualcuno può steccare, la Roma deve essere pronta ad approfittarne sempre. Però si sta delineando, secondo me, come dire, si stanno delineando le linee guida della rush finale, chi sta bene e chi sta meno bene. A me sembra Catania, Roma e Fiorentina stiano benissimo, il Milan pure sta molto molto bene, sta così così il Napoli, che però tra le prime tre ci arriva, non sta bene per niente la Lazio, che di questo gruppetto mi sembra l'unica squadra in grande sofferenza, e quindi credo che, Dario, sai come la penso, la Champions League è impossibile per me, è veramente impossibile. Per quanto riguarda l'ingresso diretto in Europa League, credo che sia altrettanto complicato, ma che la Roma ce la possa fare, insomma. Però non è facile nemmeno questo, perché al di là della Lazio, che in un momento di flessione, vedo tutte squadre che stanno molto molto bene. La Fiorentina, dopo un po' di tempo, te la potevi anche immaginare, che il Catania arrivasse a questo punto del campionato con questa verve, con questo punteggio in classifica, sinceramente non me lo sarei mai aspettato. No, credo neanche il più ottimista dei tifosi etnei. Caro Paolo, noi ti ringraziamo anche delle curiosità iniziali. Come no? Hai soddisfatto, ci ritroviamo prestissimo. Buon lavoro. Ciao amici miei. Ciao Pablito, grazie. Ciao.